Ringrazio tutti voi. Ringrazio il sindaco perché io non vorrei essere di parte, ma so di non esserlo dicendo questo. Sta lavorando veramente bene e soprattutto ha una idea di città, e la sua idea di città è quella di rilanciare Arona. E giorno dopo giorno, incessantemente, mette in campo idee e progetti nuovi, e questo è uno dei progetti che si inserisce in questa strategia di rilancio della città. La Rocca è il simbolo, San Carlone, però direi che è uno dei simboli di Arona. E come è successo per esempio per quanto riguarda il Lido, era così dimenticato, non utilizzato, non fruibile da parte della popolazione e non fruibile anche come richiamo turistico, non era inserita in un percorso turistico, e noi invece abbiamo bisogno di lavorare per rendere più vivibile il nostro territorio, ma abbiamo anche bisogno di rilanciare sempre di più la vocazione turistica di questa parte di territorio piemontese, anche tenendo conto dei dati incoraggianti delle presenze soprattutto dell'anno scorso. Quindi io quando ho sentito Alberto fiume in che è un fiume in piena venirmi a proporre anche questa idea, questo progetto, ho detto è sicuramente un'idea, un buon progetto, e lui è riuscito a coagulare tutta una serie di istituzioni pubbliche e private, e questo gioco di squadra ha reso possibile oggi presentare l'iniziativa. Quindi sono io che ti ringrazio e che colgo questo aspetto, che quando si rema tutti nella stessa direzione, quando si fa squadra, si raggiungono dei risultati importanti. È ovvio che la Regione farà la sua parte, la Regione non può farlo direttamente perché è evidente che insomma ha tutta una serie di strutture operative, però c'è l'ATL e mi hanno detto, mi ha detto l'assessore al turismo che ho sensibilizzato, e anche il presidente dell'ATL, che i lavori di sistemazione sono inseriti nel loro programma di attività, e questo è molto importante perché il cerchio si chiude. Non vedo l'ora di anch'io come cittadino di poter fruire di questa di quella che è una vera e propria bellezza artistica e naturalistica. Grazie.